Abbiamo sbloccato delle nuove immagini e della nuova musica. La nuova musica qual è? E abbiamo nuove immagini, che sono la stanza di Sayori e basta per oggi? Sì. Vabbè, abbiamo anche vari bozzetti. Molto carine queste cose, devo dirlo. E ti dirò, Sayori così è carina, ma mi piace di più com'è uscita adesso, cioè è tutt'altro livello. Dai, come si fa a non adorare quel faccino? Guardala lì, piccolina lei. Sulla via di casa vedo una scena che mi fa trasalire. Yuri? Ah, sei un po' in anticipo. Scusami, non ero ancora in casa. È molto che sei qui? No, sono appena arrivata, ma mi sono preoccupata quando nessuno ha risposto al campanello. Potevi mandarmi un messaggio. A saperlo, ti avrei rassicurato se eri tornato subito a casa. Ah, in effetti hai ragione. Non ci ho pensato, chissà perché. A me sembrava naturale, ma lascio correre. Comunque, entriamo. Vedo che hai portato un sacco di cose con te. Chiaro, e hai trovato tutto quello che ti ho chiesto di comprare? Direi di sì, o almeno spero di aver capito tutto. Sono sicura che andrà bene. Ah, che bella la nostra stanza, eh? Accompagno Yuri nella mia stanza. Per prima cosa si guarda intorno curiosa, mandandomi in ansia. È tutto così pulito. Beh, ho fatto le pulizie prima che tu arrivassi. Molto premuroso da parte tua. Non proprio. Piuttosto mi sarei vergognato di ospitarti in una stanza in disordine. Beh, io amo fare le pulizie. Ti avrei aiutata volentieri. Yuri, ci stai già provando spudoratamente? Ah, mi avrebbe messo ancora più in imbarazzo. Ehi, non guardare là dentro. Afferro al volo il polso di Yuri sul punto di aprire un cassetto nella mia scrivania. Che cosa tocchi le cose che non sono tue, anche tu? Yuri! Ah, mi spiace, chissà perché, ma non ci ho pensato. Ero persa nei miei pensieri. Va tutto bene. Allento la presa dal polso di Yuri. Si tiene le mani strette in grembo, come per assicurarsi di dove sono. Perciò, che ne dici di iniziare? Ah, sì, ho un paio di progetti in cui potresti aiutarmi. Decorazioni e altri elementi d'atmosfera. Elementi d'atmosfera. Sai, luci soffuse, candele per l'aromaterapia. Ah, wow! Stai davvero pensando in grande! Ma certo, voglio trasportare i nostri ospiti in un luogo lontano, anche se molti si fermeranno solo per curiosità e per i pancake, chiaro. Delicious pancakes. Voglio offrire un'esperienza che li invoglia a saperne di più. È fantastico! Dimentico sempre quanto sei impetuosa. Ah, impetuosa. Direi che ti calza a pennello. È un male? No, niente affatto. A dire il vero è una cosa che mi piace molto di te. Davvero, mi sento sollevata e piuttosto felice. Già, non devi preoccuparti tanto. Relax, va tutto bene. Relax. Ho portato alcuni strumenti di relax. Che tipo di strumenti hai portato, Yuri, di relax? E soprattutto, hai intenzione di usarli solo tu o devo usarli anche io? Pensavo di usarli durante il recital. Addirittura davanti alle persone. Complimenti. Ah sì? Ad esempio? Vediamo. Yuri fruga nella borsa e tirò fuori un grosso così. Ne estrae alcune candele e una sorta di cilindro di legno. Oh no, il cilindro di legno no. Ho fatto acquisti venendo qui, per questo li ho con me. Voglio coprire le finestre di carta nera e lasciare la stanza a lume di candela. Sarebbe stupendo, non trovi? Sì, davvero bello. Ma cos'è quel coso di legno? Oh no. Oh, questo è un diffusore di oli essenziali. Certo. Hai familiarità con l'aromaterapia? Zero. Ah, davvero? È uno dei miei strumenti preferiti per creare un'aura positiva. Certi oli ed erbe cambiano davvero l'atmosfera. Puoi anche sentirli premere il tuo corpo. Relax, energie positive, romanticismo, riflessione. È quasi magia. Yuri prende il cilindro e spinge un interruttore sul retro. Rapidamente, un getto di vapore sottile fuoriesce dal forellino nella parte superiore. Wow, ha un odore buonissimo. Per che tipo di atmosfera si usa? Questo è un olio essenziale al gelsomino. È un po' dolce e floreale, vero? Sì, un'ottima descrizione. Voglio usarlo all'evento perché non offre soltanto relax. Il gelsomino valorizza le emozioni, aiuta a sentirle attraverso il corpo. Ti senti più caldo e il cuore ti batte forte in petto. Perfetto per condividere le nostre poesie, non trovi? Sembra molto adatto, ma sembri informata, perciò mi fido del tuo parere.
Yuri sorride dolcemente, sembra chiaramente divertita. Oh, è il primo sorriso che forse ci fa. Mette di nuovo la mano nella borsa e ne estrae diversi rocchetti di nastro sottile. Quelli a cosa servono? Beh, hai comprato la carta per origami che ti ho chiesto? Sì, ce l'ho qui. Non la piegheremo per farne origami. Piuttosto voglio scrivere una parola diversa su ognuno. Ci servono circa un centinaio di fogli. Così tanti? Che vuoi farne? Taglierò il nastro a strisce lunghe e le appenderò sulla porta della classe. Poi ci legheremo sopra i fogli di carta per creare una tenda per la porta. Bello, no? Attirerà anche l'attenzione di chi passa davanti alla stanza. E potrebbe spingere qualcuno ad entrare. È molto creativo. Non sapevo che fossi così brava in queste cose, Yuri. Davvero? Diciamo che divento piuttosto impetuosa, come dicevi. Yuri ridacchia con le guance rosse. Così. Sbaglio, è più a suo agio quando siamo soli. Forse è emozionata di condividere le cose che ama. Ecco un pennarello, Jaco. Scrivi tutti i kanji che ti vengono in mente. Ti aiuterò non appena finisco di tagliare il nastro. Allora, scriviamo le parole più banali che possiamo. Poesia, letteratura, amore. E scriviamo anche parole che non c'entrano niente, tipo gattini, palla da basket e di legno. Ah, ok. Ci sediamo sul tatami e ci mettiamo all'opera. Tenendo a freno la mia brutta grafia, traccio un ideogramma diverso su ciascun foglio. Yuri srotola il nastro rosso per la lunghezza desiderata. Poi mette ancora la mano nella borsa ed estrae un coltello tascabile. Eh? Il coltello è insolitamente elegante. Il manico d'argento è inciso con un intricato motivo di onde. La lama ha una delicata sfumatura azzurra. Ah, già qua ci mostra la sua passione per i coltelli, non lo sapevo. Non è un coltello qualunque. Sembra molto lussuoso. Ah, beh... Imbarazzata, Yuri distoglie lo sguardo. Cosa c'è? Penserai che sono strana. Yuri, qualunque cosa sia, non ho motivo di giudicarti. I gusti sono gusti, no? Prometti di prenderla bene. Te lo prometto. Va bene. La verità è che mi piacciono i coltelli. È che sono così belli. È piuttosto forte. Non so perché. Forse è la combinazione di fattura raffinata e sensazione di pericolo. Ah, ma cosa sto dicendo? Per favore, non prendermi per matta. Ecco, ora ridi di me. No, non rido di te. Ma è buffo quanto ti innervosiva parlarne. Certo, è un hobby particolare, ma direi che ti si addice. Mi si addice? È sicuramente un hobby impetuoso. E poi è un gran bel coltello, non c'è che dire. Già, non è vero? Ancora una volta, l'espressione di Yuri si rilassa. Vuoi reggerlo? Certo, fammi vedere. Yuri mi porge attentamente il coltello col manico rivolto verso di me. Lo afferro e me lo rigiro fra le mani. Sembra molto pesante e robusto, ma dove l'hai trovato un coltello così? Incuriosito dalla filatura, tocco la punta della lama con l'indice. Ai! Jaco, perché l'hai fatto? Non credevo fosse così tagliente, l'ho solo sfiorato. È colpa mia, dovevo avvertirti. Questo coltello è affilatissimo, può tagliare la pelle come se fosse carta. Oh no. Una gocciolina di sangue mi cola lungo il dito. Yuri mi afferra la mano per guardare meglio la ferita. Ah. La fissa con fare visibilmente nervoso. Se ti fa impressione vado subito a Ah. Senza preavviso, Yuri mi mette il dito in bocca e lecca la ferita. Sento la sua lingua arricciarsi attorno al mio dito. Sorpreso, ritraggo istintivamente la mano. Oh, perdonami, non so che mi hai preso. Io... Yuri abbassa la testa, il viso in fiamme. Yuri, è la cosa più imbarazzante che abbia mai fatto. Come ho potuto? Mi dispiace, mi dispiace. Ah, certo, è stato un po' strano. Mi ha colto di sorpresa, ma voleva solo aiutarmi. Dai, Yuri, non esagerare. Ah, non osa alzare la testa. E se ora non si riprende per il resto del pomeriggio? Sai che ti dico? Sarà una stupidaggine, ma non mi tiro indietro. Prendo la mano di Yuri e lecco il suo dito indice a mia volta. Jaco, mi hai leccato il dito per davvero? Adesso siamo pari. Sconvolta lei. Yuri mi guarda come se avessi fatto qualcosa di sbagliato. Lo sapevo che era una cattiva idea. Se non fosse per il dolce profumo dell'olio al gelsomino, l'aria sarebbe pesantissima. Sei davvero strambo, Jaco. Yuri ridacchia timidamente. Eh? Yuri che dà dello strambo a me? Non so cosa rispondere. Dove tieni i cerotti? Ah, a dire il vero non penso che servano. È solo un graffietto. Guarda, ha già smesso di sanguinare. Ah, sì, è un sollievo. La tensione si scioglie rapidamente. Torniamo alle nostre attività. Che se questa immagine fosse stata disegnata come anche per Natsuki quando le lecchiamo il dito con la crema, sarebbe stato carino da vedere. Tipo lei così.
E noi a nostra volta così. Col suo coltello, Yuri taglia il nastro come se fosse fatto d'aria. Intanto, continuo con la mia carta. Dopo aver legato i fogli sui nastri, li disponiamo uno a fianco all'altro. È più bello di quanto pensassi e sarà un'ottima tenda. Ha un ottimo aspetto. Hai avuto un'ottima pensata, Yuri. Ah, grazie. È solo un'idea che ho visto online, nient'altro. Allora, sei pronto per il prossimo progetto? Certo. Cosa avevi in mente? Voglio fare uno striscione. Ecco perché ti ho fatto comprare quelle tempere. Ah, giusto. In effetti, tra le altre cose, Yuri aveva richiesto dei colori a tempera. Ci servono circa 6 bicchieri d'acqua per ciascuna compressa di tempera. Ti dispiacerebbe andarli a prendere? Certo che no. 6 bicchieri d'acqua. Torno fra un attimo. Grazie mille. Oh, e non esagerare con l'acqua. Se riempi i bicchieri fino all'orlo, diluiremo troppo. Ecco, ora non so cosa effettivamente stia per succedere, cioè tutta la parte di Yuri per me è tutta nuova. Seguendo il consiglio di Yuri, prendo dei bicchierini di plastica anziché bicchieri grandi. Li metto su un piatto per evitare goccioli e quindi torno nella mia stanza. Yuri? Sì? Al mio arrivo, Yuri si rimbocca le maniche. Ah, Az! Per chi non conosce la storia, giustamente sembrerà nulla, ma per noi che già la conosciamo, sappiamo. Sappiamo benissimo. Oh, niente. Sei un po' rossa in viso. Per caso fa troppo caldo? Ah, no, niente affatto. Va tutto bene, perciò mescoliamo la pittura. Come per cambiare argomento, Yuri inizia a scartare le compresse e a farle cadere nei bicchieri. Allora, ho pensato a qualcosa di semplice ma di forte impatto. Voglio sfumare più colori fra di loro. Iniziare coi colori dell'alba, poi del giorno, poi il tramonto e la notte. E quando lo stendardo è asciutto, voglio scriverci una bella frase ispiratrice. Potremmo appenderlo sulla parete alle spalle del leggio. Ah, bello. Cosa intendi scriverci? Beh, preferisco lasciarti la sorpresa. Yuri mi sorride. Se lo dici tu. Dopo aver srotolato lo striscione, Yuri e io ci inginocchiamo alle estremità opposte per non intralciarci. Usando un pennello, Yuri lascia dei punti di colore diversi sullo striscione come riferimento per quando dipingeremo. Mi ricorda i tempi delle elementari, i progetti della classe d'artistica. È rilassante. Ah, scusami se è troppo infantile. No, non è affatto quello che intendevo. È piuttosto divertente, sai? Già, è divertente. Sono contenta che la pensi anche tu. Yuri smette di dipingere un attimo e riflette. Sai, non sono una che deve uscire o fare chissà cosa per divertirsi. Anzi, il più delle volte non lo voglio nemmeno. Preferisco trascorrere del tempo con qualcuno. Anche fare qualcosa di semplice come leggere. Non dobbiamo nemmeno parlare più di tanto. Solo avere un amico accanto migliora ogni cosa. Oh. Non mi serve altro per essere felice. Davvero? Io e Yuri siamo piuttosto diversi, ma capisco cosa intende. Provo lo stesso con anime e giochi. Già solo condividere l'esperienza con qualcuno mi rende felice. Anche io provo lo stesso. Yuri sorride dolcemente. Sapevo che avresti capito. Yuri si porge sopra lo striscione per prendere un pennello nuovo, ma mi muovo allo stesso tempo e finiamo per darci una testata. Oh no! Ah! Scusa! Yuri barcolla indietro mentre io alzo le mani sorpreso. Ti sei fatta male? No... No, non è niente. Mi hai sorpresa, tutto qui. Scusami, dovevo chiederti di passarmelo. Non è colpa tua. Ah, sul viso. Yuri ha delle goccioline di pittura sul viso e sul collo. Ho qualcosa sul viso? Già, ti ho sporcata per sbaglio. Scusami, è tutta colpa mia. Ti porto subito un asciugamano. Corro a prendere un piccolo asciugamano e lo inumidisco con dell'acqua calda. Torno in camera mia e mi inginocchio davanti a lei. Oh, mamma mia, che scena tenerissima. Effettivamente fra questa e quella di Natsuki, questa è molto più... Non lo so come definirla, però è molto più... Tampone il viso e il collo di Yuri con l'asciugamano. Ah. Qualcosa non va? È caldo, non me l'aspettavo. Scusa, non volevo usare l'acqua fredda. Avendo finito, sollevo la mano, ma Yuri mi afferra all'improvviso il polso. Aspetta. Eh? Aspetta un pochino. È così piacevole. Ah, tengo la mano ferma sul collo di Yuri. Mi guarda negli occhi. Ha la stessa espressione intensa di quando legge i suoi libri. Porca miseria. Avessimo scelto la sua route, madonna mia, questa parte sarebbe stata... Pium pium pium! Sembra come stranita, persa nei suoi pensieri. Respira dolcemente con le labbra socchiuse. Che sta succedendo?
È il profumo dell'olio del gelsomino che mi fa girare la testa. Dalle delicate dita di Yuri strette attorno al mio polso, mi corre un formicolio lungo il braccio. Improvvisamente il suo viso sembra molto più vicino di prima. Ah. Yuri si ritira lentamente. Scusa, oggi sono un po' intontita. Scusa se mi sono imbambolata così. Non c'è problema. Il momento passa rapidamente come era cominciato. Yuri prende di nuovo il suo pennello, ma è maldestra, come se non riuscisse a concentrarsi. Resto in silenzio, costretto a ignorare quel che è successo. Ancora titubante, prendo il pennello e continuo a seguire l'esempio di Yuri. Wow! Così dovrebbe bastare. Traccio puntini bianchi nel cielo notturno come stelle. Visto il suo complesso, lo striscione è molto bello, quasi naturalistico. È venuto meglio di quanto sperassi. Sono davvero soddisfatta. Sì, anch'io. Iniziamo a scriverci sopra? No, non ancora. Prima devi asciugare. Giusto, ma non ci vorrà un po'. Beh, forse dovrei lasciarlo qui e fartelo portare domattina. Posso completare le scritte in classe prima dell'evento? Va bene? Sì, nessun problema. Perfetto. In questo caso, direi che non resta altro da fare. Ah. Sembri quasi contento che sia finita. Credevo che ti divertissi almeno un po'. Forse sbagliavo. Ah, no, non è quello. Sono solo contento che abbiamo fatto tutto il necessario. Ho capito, anch'io. Temevo di non farcela in tempo. Fra poco devo iniziare a preparare la cena. Ah, allora devi andare. Speravo un po' più di tempo libero una volta sbrigato il lavoro. Beh, Yuri si mette a pensare. Sarebbe irresponsabile se mi attardassi ancora. Scusami, anch'io speravo di avere più tempo. Deve essere colpa mia, lavoro troppo lentamente. No, non è affatto colpa tua. E poi, l'importante è che abbiamo fatto tutto, no? Sì. Allora, non c'è motivo di essere delusi. Yuri raccoglie le sue cose, sembra un po' giù. La capisco. Credo che le capiti raramente di starsene così tranquilla con gli amici. Ma questa non deve necessariamente essere l'ultima volta. Ah, Dio mio. Quanto è stupido il personaggio principale. Quando Yuri ha preso tutto, l'accompagno alla porta. Grazie ancora per avermi ospitata. Non c'è di che, spero di esserti stato d'aiuto. Avvertimi se devo portare altro domattina. Senz'altro. Bene allora. Yuri indugia. Che dire, ci vediamo domani. Aspetta. Quasi senza pensarci, le rispondo. A proposito di oggi, non è un problema se non abbiamo avuto il tempo che volevamo. Perché possiamo rivederci. Ogni volta che vuoi, puoi venire qui o possiamo andare da qualche parte. Ah, scusa, dimenticavo che non ti piace uscire. Mi impappino e Yuri mi sorride timida. Comunque, sai cosa cerco di dire, perciò... Sei davvero premuroso, Geko. Yuri si avvicina di un passo a me, quindi mi stringe brevemente la mano. Dio mio, questo primo piano mi ha portato indietro di troppi ricordi brutti, Dio mio, perché mi sono aspettato tutt'altro. E mi piace questo di te. Beh, e adesso cosa dovrei dire? Ma non ne ho nemmeno l'occasione, perché Yuri si ritrae all'improvviso. Sayori! Eh? Ah, ciao Geko. Sayori, poco fa non è che... Va tutto bene, Geko, sono solo passata a salutare. Beh, sono contenta di vederti. Purtroppo stavo giusto andando via. Oh, davvero? Mi dispiace tanto. Mi dispiace, ma domani ci vedremo tutti al festival, perciò è tutto ok, no? Certo! Sayori sorride raggiante. Già, perciò ci vediamo domani. Yuri si allontana in fretta, visibilmente imbarazzata. Allora, da una parte ho preferito molto di più questa route domenicale con Yuri che quella con Natsuki. Questo... poco ma sicuro, perché non lo so, mi ha attirato molto di più, però vabbè, come sempre il nostro personaggio è un coglione, dai. Sayori la saluta con la mano, proprio: ciao stronza. Sayori, credevo che non volessi venire oggi. Beh, ho cercato di starmene nella mia stanza, ma la mia immaginazione non mi dava tregua. Dovevo venire a vedere con i miei occhi. Vedere cosa? Ma di che stai parlando? Sai, vedere quanto ti divertissi con Yuri e quanto siete diventati intimi mi rende davvero felice. Che siete dei buoni amici è la cosa che conta per me. Il viso di Sayori inizia a rigarsi di lacrime. La sola cosa che conta. Perché mi sento così, Geko? Dovrei essere felice per te. Perché sento il cuore che mi si spezza in due?
Mi fa così male. Mi fa tutto così male. Se solo potessi sparire, andrebbe tutto meglio. Sayori, non dire così. Ma è vero, Jeko. Se non fossi qui, non dovresti sprecare la tua comprensione con me. Non dovresti sopportare tutto il mio egoismo. Ha ragione Monica. Dovrei solo... Monica? Su cosa avrebbe ragione Monica? Sayori? Quel che ti ho detto prima è vero. Farò tutto il possibile per aiutarti. Volerti bene non è affatto il peso che immagini. È qualcosa che mi rende felice e che non cambierei per nulla al mondo. Perciò, se anche mi servisse una vita intera, sarò sempre al tuo fianco finché non sentirai più dolore. Ma... Sayori distoglie lo sguardo. Le poso una mano sulla spalla per calmarla. Ho paura, Jeko. Ho davvero paura. Di cosa hai paura, Sayori? Ho paura che... Forse tu mi piaci più di quanto io piaccia a te. Sayori. È così, vero? Sono stata debole, mi sono affezionata troppo. È tutta colpa mia. Jeko, mi piaci così tanto che voglio morire. È così che mi sento. Ora basta, Sayori. Ok, questa frase è un po' strana. Non devi più soffrire così. Faccio scivolare la mano lungo il braccio di Sayori e le stringo la mano nella mia. Ricordi quando ho detto che so sempre cos'è meglio per te? Mi credi ancora? Senza parlare, Sayori annuisce. Anche se non capisci tutte le tue emozioni, so di cosa hai bisogno adesso. Ed è quel che ti darò. Il cilindro di legno di Yuri? No, pessima, pessima. Io amo questa ragazza, non posso dire certe volgarità. Sayori. Quanto sarebbe da pezzi di merda dire una cosa del genere adesso, Cristo santo. Ma poi... A prescindere da tutto, in teoria non cambia il discorso, anche se diciamo che è nostra amica. Lui tutto il discorso prima lo dice comunque, gli prende la mano, lo fa così, stringe. Sei la mia migliore amica. Ah, grazie Jeko, tu sì che sai cosa voglio. Sayori, io ti amo. Ti amo. È il mio vero sentimento, perciò è impossibile che io ti piaccia più di quanto tu mi piaci. Avrei dovuto capirlo prima, ma frequentare tutte voi al club, fare nuove amicizie, divertirmi ogni giorno con voi, mi ha fatto capire qual è davvero la persona più importante per me. Proviamo ad anticipare e quella persona sei tu. Ecco perché accetto qualsiasi tuo fardello. Ok, ho sbagliato, però ci sono andato vicino. Perché vivendo ogni giorno così, fianco a fianco, so che saremo entrambi felici. Jeko... Yes, quanto è bella questa immagine. Improvvisamente Sayori si stringe forte a me. Jeko, è davvero la cosa giusta? Sì. Stringo Sayori nelle mie braccia e la tiro a me. Non dovrei lasciarmi andare mai più. Ti amo, Jeko. Voglio stare per sempre con te. Anch'io. Sento la stretta di Sayori allentarsi leggermente. Ma perché? Sayori? Dovrei essere felice adesso. Credevo che questo sarebbe stato il momento più felice della mia vita. Ma perché? Anche adesso? Perché non vedo il sereno? Vedo ancora le nuvole, Jeko. Va tutto bene, Sayori. Ci vorrà tempo perché le cose si rimettano a posto. Ma non importa quanto ci vorrà. Io sarò lì ad ogni passo. È tutto ciò che conta adesso. Ok, mi fido di te. Sayori e io sciogliamo lentamente l'abbraccio. Patata lei. Tra l'altro vorrei aggiungere una piccola cosa a questa scena. Praticamente nel progetto originale doveva esistere una route segreta per salvare Sayori. Non so in cosa consista perché non è mai stato specificato altro, ma esisteva una route per evitare... Allora immagino che il festival di domani sarà il nostro primo appuntamento, eh? Che cosa dici? Non voglio pensare a certe cose, sai? Voglio che tutto resti come sempre, anche se siamo davvero una coppia. Ora come ora non potrei gestire niente di più. È tutto nuovo per me, mi spaventa. Ti capisco. Seguiamo qualunque ritmo ti fa sentire a tuo agio. Ehi, Jeko. Sayori mi fissa di nuovo con un sorriso triste. Anche se mi sento davvero, davvero triste, è la cosa migliore per me, giusto? Eh? Non capisco davvero cosa intenda Sayori. Stai dicendo che questo ti rende triste, Sayori? Non lo so. Non capisco cosa provo. Quando hai detto che mi ami, ho sentito come un groviglio di spine. Ma è per quello che mi fido di te. Sai sempre cos'è meglio per me. Già,
Proprio così. È la mia promessa. Parlo così, ma in realtà non mi sono mai sentito più insicuro riguardo a Sayori. So che la amo e che lei ama me, ma i sentimenti Sayori sono un enigma per me quanto per lei, anche se la consolo. Mi domando se dovrei fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. So che questi pensieri mi tormenteranno finché le cose non torneranno come un tempo. È questo che intendeva Sayori con il non voler cambiare nulla. Non ne ho idea, ma so che mi ci metterò con tutto me stesso. Sayori è la persona più importante della mia vita e farò tutto il possibile perché siamo felici insieme. E su questa bella, bella frase noi ci salutiamo. Ma vi devo già delle piccole spiegazioni. Quello che farò nella prossima puntata e in quella dopo ancora. Come penso, ben sappiate, il prossimo giorno è il giorno del festival. Ma c'è una cosa che faremo. Noi torneremo indietro nel tempo. Non ricominceremo il gioco da capo, ovviamente. Ma più semplicemente ripartiremo dal primo salvataggio che abbiamo fatto. E in questo salvataggio sceglieremo delle strade diverse questa volta. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito. Se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo poema. Ciao a tutti.